ciò si aggiunge il fatto che, scrive Cicerone ad Attico, «uc accedit quod, ego contra, io invece, già prima, antea, ad te scripseram, che avevo scritto, diligenter, in tutti i particolari, dei miei progetti, de rationibus meis». In questa frase la principale «uc accedit», a questo si aggiunge, regge una subordinata introdotta da quod col verbo all'indicativo, scripseram. Tale subordinata ha valore completivo perché completa il significato della principale, fornisce cioè un'informazione indispensabile che dà senso compiuto alla principale. Qual è il contenuto dell'aggiunta? Che cosa si aggiunge? Il quod specifica questo, e cioè che Cicerone, nelle lettere precedenti, aveva riferito i suoi progetti ad Attico in maniera dettagliata. Quod introduce una subordinata completiva con l'indicativo anche in questo secondo esempio. Sane gaudeo quod, sono davvero contento del fatto che filiolo auctus sum, mi è nato un figlio, salva Terenzia, e Terenzia è sana e salva. Quod filiolo auctus sum è il completamento indispensabile della principale sane gaudeo, in quanto fornisce il motivo per cui Cicerone è contento, la nascita del figlio. In questo caso quod introduce una completiva oggettiva che funge cioè da complemento oggetto alla principale sane gaudeo. Il quod dichiarativo ha la funzione di dichiarare un enunciato. Sviluppa tale funzione dal pronome relativo neutro, quod, usato in riferimento all'intera frase che introduce. La subordinata introdotta da quod ha di norma il verbo all'indicativo, perché viene dichiarato un dato di fatto. Esso corrisponde in italiano alla congiunzione dichiarativa che.